L'avevamo detto e finalmente poi ci siamo riusciti, l'abbiamo strappato nel vero senso della parola ad alcuni clienti che chiedevano delle informazioni perché avevano visto appunto delle nuove macchine e dicevano ma vorremmo saperne di più. Luca, buongiorno, finalmente buongiorno. È l'ultimo giorno, io dicendo ti ho strappato da qualche cliente, ti ho quasi salvato perché ora sei sorridente, ma prima dicevi mamma mia, che giornate. Mi hai strappato i capelli. Ecco, quei pochi rimasti, io posso comprenderti. Luca, allora, questa Quattro Giorni Milanese ha visto, a mio parere, non abbiamo ancora i dati ufficiali, ma a mio parere un incremento dei visitatori. Tante le novità presentate, tantissimi i visitatori esteri. Qual è la tua sensazione innanzitutto su questa edizione 2014? Beh sì, è ancora una sensazione in quanto non abbiamo ancora ufficializzato i dati, ma a quanto sembra dalla stanchezza che abbiamo accumulato il quarto giorno, significa che è stata una buonissima, un'ottima affluenza anche di visitatori stranieri e direi con delle novità molto, molto interessanti. Le vostre novità, le novità presentate da FAS che ormai ha delle linee guida sempre più internazionali. Beh sì, il nostro giro d'affari chiaramente si, oltre ad essere sul territorio nazionale, ha un 65% all'estero e pertanto abbiamo il dovere di soddisfare anche i mercati consolidati esteri e i mercati emergenti. Novità, multimedialità, touchscreen, sicuramente dobbiamo rendere questi distributori molto più friendly, molto più attraenti per il nostro consumatore, questa è una convinzione nostra, ma direi che è una convinzione soprattutto del nostro cliente, del nostro operatore, per cui la risposta è stata molto buona e spero presto che il consumatore possa arrivare a usufruire di questi vantaggi, in quanto voi sapete in fiera vediamo delle cose e poi il consumatore le va a toccare qualche anno dopo, per cui spero presto sul mercato tutte queste novità in sostanza. Ma una bella novità, io l'ho vista nel tuo stand, l'ho vista e mi è piaciuta immediatamente. È una novità realizzata in joint venture, se vogliamo, con la Alba Tramezzini ed è un'iniziativa al momento credo unica. Sì, parte da, diciamo, ci abbiamo lavorato quasi 3 anni, l'obiettivo è di soddisfare esigenze legate alla pausa pranzo, per cui è un progetto particolare che vede delle macchine con i forni a microonde, con il forno a microonde integrato o con il forno a microonde a fianco. È doveroso collaborare con i produttori di prodotto, in quanto l'attrezzatura, la macchina è solo una piccola parte di questo progetto. Abbiamo trovato in Alba Tramezzini un partner importante, attivo, reattivo, e pertanto direi che le prospettive sono molto buone. Si chiama Dolce Vita, noi tra pochissimo lo presenteremo all'interno dello stand di Alba Tramezzini con le vostre macchine, i loro prodotti e una, come dicevo prima, una collaborazione fra le vostre due aziende che unisce la passione, la professionalità e la competenza del nord e del sud con due aziende che nel loro segmento hanno fatto storia. Luca, intanto grazie per la tua disponibilità, io avrò modo di mostrare la macchina di Food 24 successivamente del servizio di Alba Tramezzini, dove andremo a presentare anche le loro novità e il progetto La Dolce Vita. Non so se avremo veramente il tempo per mangiare anche questa volta, perché ahi noi quest'anno le novità da documentare agli amici di Venni TV sono tantissime e il tempo ahimè è pochissimo. Grazie, saluta pure gli amici di Venni TV. Arrivederci, a presto. Bene. Noi amici continuiamo, non andate via.